Giacomo Casanova è questo il nome mio. Siete un seduttore, ma il vostro fascino non c'è. Poltronissima, questa sera al Teatro Alfieri di Torino per Casanova, opera pop. E finalmente è tornato a Torino proprio lui, il nostro Casanova, Gianmarco Schiaretti! Ciao. Ciao! Ciao ragazzi, ciao a tutti! Che bello ritrovarti. Allora, sì. Intanto è sempre più bello, sempre più bravo! Ragazzi, qui questo Casanova ti ha veramente fatto bene, Gianmarco. Sì, ringiovanisce. No, nel senso che c'è veramente tanto da fare in scena e bisogna sempre farsi trovare pronti, quindi insomma ci proviamo. Ma ci riesce assolutamente. Tra l'altro noi quando ritorniamo indietro nel tempo ci ricordiamo anche tutta la parte, diciamo, delle audizioni che sono state complesse, perché uno vede il risultato, ma il risultato è fatto di tanto lavoro anche prima, per chi deve selezionare, ma per chi deve comunque dimostrare il meglio. Ecco, che ricordo hai di tutti quei passaggi che ci sono stati che ti hanno permesso questo ruolo e devo dire poi un consenso del pubblico fantastico? Quanto tempo ho? 2 giorni. Tu puoi avere tutto, lo sai. No, allora, in realtà al tempo esatto preciso delle audizioni io ero in Corea con Notre Dame. Tanto lui è internazionale. E avevo purtroppo disdetto perché il tour sarebbe proseguito. Poi il Covid ha distrutto tutto, i piani trimestrali del tour in Corea, e ho scritto alla produzione dicendo non conosco la vostra situazione, ma nel caso cercaste ancora un Casanova, io rientro in Italia e posso passare un po' di tempo in Italia. Abbiamo concordato un appuntamento con Red e i creativi a Livorno all'epoca, e da lì è nato tutto. Poi da lì siamo passati a Milano per lavorare con Red in studio, per capire prettamente come approcciarsi con lo stile di canto, al ruolo, e soprattutto che gli andasse bene il mio modo di cantare determinate cose. E insomma, diciamo che da lì è cominciata una bellissima avventura e anche un grande rapporto di stima e fiducia. Ecco, questo secondo me è anche un altro aspetto molto importante, l'aspetto umano, vero Maxone? Infatti l'aspetto umano, ma come vedete, questo Casanova affronta tutto di petto, l'ha insegnato anche adesso, me. Adesso espiro, riesco a trattenerlo per 40-45 minuti. E io volevo chiederti, il tuo Casanova è cresciuto in questa seconda, diciamo, un secondo tour dello spettacolo, e tu lo affronti ancora di petto questo Casanova o lo affronti in un modo diverso, che magari non ti aspettavi nemmeno? Ma io credo che ci siano la bellezza, e questo lo dico in generale, di questo meraviglioso mestiere, è proprio il fatto che più ti concentri sul ruolo, più questo ruolo cresce e più le consapevolezze aumentano, e allo stesso tempo diminuiscono certe preoccupazioni che all'inizio invece sono basilari, cioè come uscirà questa nota, come terrò questa nota mentre faccio un combattimento con la spada, piuttosto che un'altra situazione. Oggi è cresciuto sicuramente, e c'è molta più, credo, naturalezza anche nell'approccio canoro, tanto che mi ha fatto molto piacere un commento di Red l'altro giorno dicendo mi piacerebbe che registrassimo ora i brani. Perché c'è indubbiamente anche un... È bello perché tutto è libero e sciolto in scena, e si vede proprio che c'è un'interazione fra di noi, personaggi, che non è più quella del... cioè, schematica degli inizi dove dici le luci, prendiamo... Quindi è stato un progresso continuo, e oggi è tanta roba vedere, fare proprio lo spettacolo, insomma. Tua Francesca, come si è trasformata, se si è trasformata, e che cosa ti ha dato in tutti questi mesi? Beh, allora, quest'anno abbiamo lavorato con Karen Encanters, sì. E lei
ha dato, diciamo, mi ha suggerito un'immagine di Francesca un pochino ancora più indipendente, quindi lo spettacolo ha uno stampo ancora un po' più femminista, quasi, diciamo, perché è cambiata infatti una scena, un punto secondo me cruciale per questo aspetto, perché nella scena del pozzo è Francesca a baciare per la prima volta Casanova. E quindi, ma ragazzi, la donna prende diverso, capito? Mi sento più, no, però comunque sì, ha dato valore ancora di più a questo personaggio, e io ogni sera cerco di dare una sfumatura diversa, di sorprendermi sempre, sì. E quindi ecco, sono molto contenta poi di questi sold out meravigliosi che ci sono stati, un'emozione pazzesca. L'ultimo è stato a Reggio Emilia, che poi c'è. È stato veramente emozionante. Davvero. Ecco, Francesca Rizzo, tra l'altro, ha degli abiti fantastici. Noi li abbiamo un po' qua dietro. Vuoi farli vedere? Assolutamente. Allora, oggi. Qua sta vendendo i vestiti. No, non può. Allora, questi innanzitutto sono fatti tutti con un tessuto di jeans. Poi, ecco, non sono io l'addetta, però magari non saprò spiegarlo benissimo. Però questo è l'abito del primo incontro, della prima scena. Dopodiché, no, questa è della scena della barca, è la parte più... Non si può dire, non esatto. Si può dire, dovete venire a vedere Casanova, eh? E poi questo invece è inizio secondo atto, dove avrò anche un mantello con un cappello molto bello. E poi questo è il finale, il gran finale, dove sono vestita di bianco e ci saranno tutte le stelle... Nella scenografia, un momento magico. Ma guarda, Angelica, vedere questa tua gioia incredibile di questa crescita di Francesca veramente fa venire voglia di venire. Io faccio il gesto, dovete venire, Che cos'è che ti fa veramente vibrare il cuore con entrare sempre di più nelle corde di questa Francesca? Questa Francesca anche che un po' tira fuori, a quanto pare, la propria femminilità, la propria forza. Non è che poi a un certo punto lo chiameremo Francesca Opera Pop? Beh, però in realtà sì. No, assolutamente no. No, assolutamente no. Però sicuramente in questo spettacolo non c'è Casanova senza certo, Francesca. Certo. Quindi sicuramente è proprio lei la chiave della diversità, della storia di Casanova. E questo è uno spettacolo che ha avuto un'evoluzione fantastica, lo dicevamo anche prima e vorrei ancora una volta raccontarlo al pubblico di Poltronissima. Da un'idea nata dal cuore, dalla mente e poi attraverso la professionalità vostra è arrivata una creatura fantastica. Come si è evoluto il tutto? Il nostro figlio sta crescendo. Per cui sta diventando veramente grande, siamo molto molto soddisfatti. Ma anche noi, ecco, Red, che cosa è cambiato rispetto a un po' di mesi fa, se è cambiato qualcosa? È cambiato tutto, noi siamo partiti, al di là del fatto che io non c'ero, però siamo partiti in piena pandemia. Io i primi spettacoli li ho visti qui a Torino, sì. E sono venuto proprio in chiusura di quella settimana torinese ai primi di marzo. Però eravamo ancora col problema del Covid, il distanziamento, e poi appena finito questo è arrivata la guerra e poi il caro bollette. Insomma, quando siamo ripartiti a dicembre, il 30 novembre, il giorno del mio compleanno, avevamo realmente paura che ancora non riuscisse a decollare come pensavamo si meritasse questo lavoro, e invece è esploso in una maniera... È sold out dappertutto, ci hanno richiamato a Torino e volevano aggiungere ancora delle date oltre a queste tre. E poi è stato magnifico, perché a Padova hanno aggiunto una data, ma in un teatro da 2500 posti, il Geox. A Bologna hanno aggiunto un'altra data e ce le stanno chiedendo a Firenze. Abbiamo fatto un Genova strepitoso, che era una città che Coipù non aveva mai dato più di tanto, e devo dire che è stato magnifico, un applauso che se non cominciavo a parlare ero ancora lì a applaudire, bellissimo. C'è questo senso di gratitudine nell'applauso, perché noi offriamo 3 ore di magia, loro vanno a casa la sera che per 3 ore hanno staccato la spina dai problemi, da tutte le cose brutte che purtroppo questo tempo ci ha regalato.
E allora adesso è veramente magico. E io e lei siamo, l'abbiamo visto ormai 35, 36, 40 volte, non lo so, anche di più forse. Tu di più. Tu per seguire anche tutto, devo dire. Ma noi già una decina di volte noi, quindi figuriamocelo. Però è talmente bello. Poi ogni sera, adesso i ragazzi ce l'hanno proprio in mano. Sì. E quindi aggiungono battute, aggiungono cose ed è bellissimo. E poi c'è stato il lavoro nella pausa con i registi inglesi, con Nick Grace Management, e ha mandato qui i suoi uomini e le sue donne meravigliosi. E abbiamo fatto un lavoro incredibile, perché adesso le transizioni fra una scena e l'altra sono a vista, sono costruzioni artistiche anche quelle, no? Coreografate quasi. Ed è bellissimo, perché vola, il primo tempo finisce in un soffio e dura un'ora come prima, però adesso vola proprio. Questo volo è magico, perché sono magici loro. Red, in tutto quello che fa, ci mette tanta passione e tanta anima, vero Max? Infatti, tanta passione e tanta anima. Infatti volevo chiedere a voi, questa energia, questa passione che avete messo, vedendo che questo vostro figlio, questo spettacolo è cresciuto e sta ancora crescendo, durante tutta questa preparazione, qual è la sensazione che ha dominato i vostri cuori, mettendoci tutta questa forza nel farlo diventare così bello? L'artista è lui. Ma la produttrice. Eh sì, io faccio la parte più noiosa, la parte economica, per cui... È importantissima. Poi tutto quello che fa lui. Lei poi, sì, purtroppo gli tocca qualcuno di serio in famiglia serve, che guarda anche i conti, perché se fosse per me falliremmo domani mattina, io comprerei tutto. Non è vero, però insomma lei è più brava di me a stare attenta ai conti, e comunque insomma lei partecipa poi a tutte le scelte artistiche insieme a noi, assieme ai nostri figli, sì, che sono presenti e partecipi. Ma guarda, io credo che il segreto del nostro successo sia quello che non abbiamo mai mollato. Cioè noi credevamo talmente in questo progetto che abbiamo detto, a costo di sbattere il naso e rompercelo, noi andiamo avanti. Grazie a Dio è andata bene. Chiara, che bello riaverti qui. Grazie, anch'io sono molto felice di rivedervi e sono molto curiosa della vostra opinione. È perché c'è stata un'evoluzione incredibile di questo spettacolo, che è nel cuore di tutti quanti noi, nel cuore del pubblico, perché devo dire, rispetto all'inizio, mi ricordo ancora la conferenza stampa a Milano, tra l'altro bellissima, organizzata molto bene, c'era tanta emozione ma anche, come dire, preoccupazione, perché era anche uno spettacolo innovativo. Ma tu ti aspettavi una risposta così grande del pubblico e soprattutto positiva? Guarda, sono molto contenta. Non dico che me l'aspettassi, però un po' ci speravo, perché insomma era giusto che questo spettacolo potesse finalmente, superata la pandemia, superata tutte le sfighe che abbiamo vissuto la scorsa stagione, meritava finalmente la risonanza adeguata allo spettacolo che è, che comunque noi lo chiamiamo Colossal, perché il lavoro che c'è dietro e anche la presentazione, penso, scenica, insomma, sì, lo richiama. Io, vabbè, sono di parte ovviamente, perché ci tengo. Anche noi, però la bellezza la vediamo, Chiara, dai. Ci tengo tanto, ovviamente, a questo spettacolo. I cambiamenti sono stati molti, con l'ingresso della regia di Anthony Van List e Caroline Canters. Io sono stata super contenta di affiancarli in questa cosa. Ho potuto mettere il mio zampino su diverse scene, quindi la responsabilità è grande, ma anche la soddisfazione. Sì. Tra l'altro l'ultima cosa che ho modificato è stata proprio a Roma, quindi in corsa. Brancaccio qui. Brancaccio. Ho cambiato la regia della Fuga dai Piombi, quindi c'è stata un'ulteriore evoluzione in corso. Io sono... Non ci dici altro. No, non vi dico. Lo dobbiamo godere. Però tu hai sempre la tua agendina, il tuo prontuario dove segni tutto.
ovviamente l'ho cambiata rispetto all'anno scorso perché era finita, era uguale. Adesso vedi, poi mi faccio tutti i disegni, gli schemi per gli ingressi, le cose, e ci sono tutte le note, ovviamente, perché il mio primo ruolo sarebbe regista residente, no? Quindi sì, ovviamente do tutte le note di volta in volta agli attori, ma non solo, perché poi quello che faccio di solito è anche appunto un aiuto, una supervisione a luci e audio, appuntamenti, insomma, tante cose. Tante cose, questa è la professionalità, quanto lavoro c'è dietro, di fronte poi a quello che noi ammiriamo e vediamo, e questo è bellissimo. Sì, dobbiamo dire che questo spettacolo è fatto di tante anime che si fondono in una sola, è come un grande corpo, e io sono curioso. Insomma, tu sei una donna di passione. Tu sei una donna con questa. Come ti definiresti quindi come parte di quest'anima, di questo spettacolo? La mente, il corpo, il cuore o chissà che cos'altro? Penso che tutti quanti della famiglia siamo tutte le cose. Io come segno zodiacale sono fuoco fuoco, quindi sono un tornado, diciamo. Però ecco, mi sta servendo tanto a sviluppare anche la parte poi più razionale, no? Più seria, più ligia. Quindi sto anch'io evolvendo in questo spettacolo. Quindi non saprei come definirmi, diciamo, sì, beh, allora nella mia vita sicuramente più cuore che altro, più passione, dai, però dai, un po' di testa pure, un po' di testa anche. La testa c'è tantissimo, però guardando i tuoi occhi mentre raccontano tutto questo, che brillano in questo modo fantastico, beh, c'è sicuramente tantissimo cuore e tanta passione, e noi siamo felicissimi proprio di trovare tutto questo, perché ci credi veramente tanto e i risultati sottolineano tutto questo. Speriamo, guarda, sì, speriamo, sì, che sia così, sì, io sì. Voglio la vostra opinione a fine spettacolo, perché ci tengo tanto. E allora grazie a Chiara Canzian, Casanova Opera Pop a teatro, ciao!